In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il comitato del CRI di Prato ha inaugurato in Piazza delle Carceri i nuovi mezzi acquisiti dall'associazione, che sono stati benedetti dal vescovo Giovanni Nerbini. Si tratta di 3 nuovi veicoli, un'ambulanza, un mezzo di soccorso e uno per la protezione civile. Festeggiamenti per la giornata mondiale della Croce Rossa, quindi è una festa molto sentita. Abbiamo cercato di essere presenti un'altra volta dopo questo lungo periodo e brutto periodo che ci ha tenuti chiusi, quindi oggi ci fa piacere, abbiamo fatto grossi sforzi per poter essere vicini e visibili e visti anche dalle persone che hanno necessità e quindi conoscano meglio la nostra associazione, per far sì che conoscendosi meglio possiamo anche essere più utili alla popolazione. E siamo veramente felici perché ovviamente acquisire nuovi mezzi vuol dire anche aumentare le nostre possibilità di intervento. Una giornata per festeggiare i principi fondamentali della Croce Rossa e il grande lavoro che svolge ogni giorno grazie anche a molti volontari, oltre ad essere un'occasione di riflessione sull'importanza del diritto internazionale umanitario come strumento per il rispetto del genere umano durante i conflitti armati e per la salvaguardia dei civili e degli operatori sanitari. In piazza abbiamo portato quelle che sono le nostre principali attività, spaziamo da quella che è l'area salute, abbiamo sia attività di screening che verranno svolte, abbiamo deciso di dare una mano alla popolazione con degli screening gratuiti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, con la presenza sia di medici che di infermieri professionisti. Abbiamo anche Area Emergenza, che con la campagna Io Non Rischio promuove la sicurezza e la prevenzione nell'ambito di protezione civile, e oltre a ciò abbiamo anche la campagna di principi e valori della Croce Rossa, che è uno dei nostri fondamenti, nel quale faranno dimostrazioni di un'attività che si chiama Ride Cross, che il nostro comitato svolge attivamente all'interno delle scuole e che promuovo quindi una sensibilizzazione a quelli che sono i principi dell'Associazione Croce Rossa Italiana e del diritto internazionale umanitario.